Un lungo weekend di controlli nella provincia di Pesaro. Queste sono le immagini dell'elicottero della polizia che ha sorvolato la costa per verificare eventuali assembramenti di persone, picnic o passeggiate in spiaggia. Sono state 4.098 complessivamente le persone controllate da tutte le forze dell'ordine. In totale si parla di 232 sanzioni che possono variare da 400 a 3.000 euro. Tra queste il caso dei 6 anziani a Isola del Piano che chiacchieravano su una panchina senza guanti e mascherine, ma anche persone sorprese sulle ciclabili a Pesaro che il comune aveva chiuso proprio per evitare le passeggiate. L'elicottero ha sollevato alcune polemiche tra i cittadini che hanno posto quesiti sui costi e sul controllo ritenuto fin troppo invasivo. Secca la risposta del sindacalista della polizia del SILP CGL, Pierpaolo Frega. Offensivo e allucinante, abbiamo fatto opera di prevenzione e tutela della salute pubblica. Se tutti rispettassero le regole, l'elicottero starebbe fermo nell'hangar. Nei 3 giorni sono state inoltre controllate 970 attività commerciali. A Pesaro è stato fatto chiudere un market etnico che non sarebbe dovuto rimanere aperto, così come a Fano. I cittadini della provincia hanno dimostrato grande senso di responsabilità, come testimoniato dal numero contenuto di violazioni contestate, ha sottolineato il prefetto di Pesaro Vittorio Lapolla.